Ok. Ok, buongiorno a tutti. Oggi è venerdì, quindi ci vediamo con il consueto corso, quindi lezione di Evo Ginnastica Dolce. Oggi sarà molto più semplice trovare gli attrezzi perché quello di cui abbiamo bisogno sono il tappeto che sta a terra e la sedia. Oggi lavoreremo un pochino di più su quello che è l'aumento della mobilità articolare, ma anche dei seguenti arti inferiori e superiori, e quindi alterneremo anche un metodo che viene chiamato PNF, quindi un metodo in cui si fa una contrazione attiva, in cui si spinge oppure si preme, quindi lo si tiene fisso lì, che sarebbe l'isometria, e poi dopo si fa una resistenza contraria dove si spinge, e questo per dei meccanismi che decidono quindi un po' come se fosse, per chi è appassionato di motori, il controllo di trazione, quindi c'è talmente forza che ovviamente invece che aumentare la tensione diminuisce, quindi lascia modo di lavorare meglio. Ok, molto bene, quindi iniziamo sempre con una consueta attivazione generale e ci mettiamo in piedi sul tappetino. Quindi sono qua sul tappeto, divarico le gambe e piano piano, andando le braccia così, vado a chiudere sopra la testa e butto fuori l'aria ogni volta che arrivo a toccare i due palmi sopra la testa. Ok, quindi anche aprile sta quasi per finire, vedremo che succederà questo 4 maggio. E oggi, tra l'altro, ha anche smesso di piovere già da ieri, quindi si sta molto bene, quindi speriamo di approfittarne prima o poi di questo bel tempo. Bene, rimango sempre in divaricata. Mani adesso non le vado proprio a incrociare, ma le vado a mettere una sopra l'altra con i pugni così e vado a ruotare destra e sinistra. Quindi l'aria la posso buttare fuori ogni volta che vado a destra, quindi ogni volta che vado a un estremo, oppure tenerla in due. Così. Quindi non vado a fare proprio una torsione così, che se partiamo subito dà anche fastidio, ma piano piano quindi vado a cercare ampiezza, anche rimanendo coerenti con quelli che sono gli obiettivi della giornata. Intanto, oggi invece dell'essere lungo a scaricare, pieno di padroni con i cani, quest'anno al giro, ne sono 4 nel giro di 10 metri. Ok, mollo un po', ritorno con i piedi che stanno uniti fra di loro e adesso andrò in una flessione anteriore del busto, quindi vado giù giù piano piano, quindi senza premere, e comincio a mandare piano piano priombra in al contrario, l'opposto, quindi un braccio viene avanti e uno va indietro, quindi piano piano piano
l'oscillazione sia in avanti che indietro è molto molto leggera. Quindi deve essere quasi come se le mie braccia ciondolassero. Bene, per tornare su, piego e vengo su. Ritorno in divaricata, la mano sinistra va qua sul fianco, fletto piano piano il busto e vado a far ruotare il braccio. Quindi io ho cominciato adesso in senso antiorario e vado poi in senso orario, quindi cambio giro. Qui bisogna fare attenzione, quindi guardarsi i piedi, quindi meglio ancora se siete scalzi, si vede ancora meglio, anche dai calzini si riesce a percepire abbastanza bene. Dovete vedere che su, diciamo, la metà circa dei diti, dei piedi, quindi a metà lì, non si devono creare delle pieghe, che è importante per non sovraccaricare questi segmenti qua dei segmenti ossei. Quindi anche qua riparto. Di nuovo cambio giro. Torno piano piano su. Ok, adesso le mani vanno così verso l'esterno, qui non stanno più alto, stanno più basse, e stando leggermente un pochino oltre di quello che facevamo prima in divaricata, quindi sono un po' più largo, piano piano scendo verso il basso e torno, quindi deve essere veramente un piegamento leggerissimo. Se le braccia a questa altezza dessero fastidio, le tengo un po' più basse, più se non sono dei piegamenti sulle gambe, ma è una semplice attivazione. Posso anche portare le mani sui fianchi, quindi se dessero fastidio le spalle. Ok, mando 3 volte indietro. Uno, due e tre. E adesso vado sulla parte inferiore, quindi sui piedi, e quindi con la caviglia piede. Quindi i piedi partono uniti, mando il destro avanti e vado a toccare con la parte anteriore del piede e poi con il tallone, quindi un tacco punta, che ricorda molto un ballo tipico, ballo di gruppo tipico degli anni 90, ma anche potrebbe essere anche un po' quello che facciamo in macchina. Dato che ci andiamo poco, almeno ricordiamo un po' il movimento. Quindi la cosa importante di questo esercizio non è estremamente difficile farlo, tanto faccio cardio, ma mantenere lo sguardo frontale davanti, perché più guardo il piede e meno controllo ho. Sembra assurdo, ma è così, proprio perché andare a fare di questo sposta tutti gli equilibri che si creano qua su, quindi vicino al cervelletto e anche quelli che sono un po' i nostri recettori esterni, quindi quelli che ci danno dei segnali sull'equilibrio, e quindi alterano un po' di tutto e quindi perdiamo quello che è il nostro equilibrio. Molto bene, prendo la sedia che io ho qui, mi vado a tenere qua e vado a portare su una gamba e poi ci porto l'altra, quindi è solo proprio un appoggio qui su il piano della sedia, poi vado con l'altra, quindi butto fuori l'aria ogni volta che il piede tocca la seduta. Quindi non importa,
ma basta appena appena appoggiare, quindi quasi sfiorare e andare col cambio di piede. Quindi anche qui vale lo stesso principio delle caviglie, non guardarsi i piedi, guardare avanti. Ok, stop. Lascio la sedia qui e vado giù a sedere, quindi pancia in su, quindi quello che viene detto, supino. Ok, vado a distendere, proprio mi distendo, supino. Ok, e da qui vado a portare la gamba destra piegata e poi dopo porterò al petto. Quindi qui la cosa importante è che questa gamba qua, che sta in appoggio, per vedere anche meglio così, questa gamba che sta così, quando vado a tirare non deve andare a fare di questo, quindi vi date anche una piccola controllata quando iniziate a trazionare così. Quindi se vedete che tirando al massimo così questo piede è tutto verso l'esterno, mollo un pochino di più e tengo. Quindi la cosa importante è quella di non tenere attiva questa gamba che sta così e la voglio riportare così. Non vado a forzarla. Quindi tengo. Faccio cambio, quindi piano piano mollo questa e allungo l'altra. E vado a fare la stessa cosa, quindi di tenere. Quindi sarà normale che sentirete che c'è una gamba che viene meglio verso di voi e un'altra che ha più difficoltà. Ad esempio io sento della sinistra, dura un pochino più fatica, viene meno dritta come coscia e anche meno verso il mio petto. Tengo altri 5 secondi. E mollo. Ok, adesso partiamo con questo metodo PNF che spiegavo prima. Quindi ci sarà una forza che spinge, attiva, e una che fa resistenza. Quindi, questa la tengo, partono tutte e due piegate. La destra va su, vado a mettere le mani qui dietro in retrocoscia, quindi queste mani fanno di questo, quindi una resistenza è anche come se volessi tirare verso di me, invece la gamba proprio vuole spingere giù così, quindi si crea una tensione locale su questa coscia e mollo, e piano piano che mollo, quindi tengo 3 secondi, tengo e vedete che riesco sempre di più a tirare la gamba verso di me, quindi in questo momento non porto l'attenzione su questo emibacino, quindi glutei che si alzano, no, non mi interessa. Lascio anche questo piccolissimo compenso. Quindi tengo e mollo. Tengo sempre di più, quindi sto spingendo, le mie mani stanno facendo contrapposizione e mollo. Vedete, sempre di più la mia gamba va verso la mia testa, così. Faccio l'ultima, tengo ancora e stop. E poi piano piano ho piegato, torna giù. Ok? Adesso la stessa cosa facciamo a sinistra. Quindi
prendo, quindi invece che tenere così, meglio ancora se tenete così, che fate più forza e anche più stabilità. Quindi io spingo in avanti e con le mani cerco di non farla spingere, mollo la trazione, quindi la spinta, e riguadagno un po' di ampiezza verso di me, quindi sempre più raggio. Mollo ancora, quindi la gamba viene sempre più verso di me, quindi sentirete che le tensioni un po' aumentano, però guadagno ampiezza e mollo. Ok, distendo le gambe, faccio 3 respiri, quindi gonfio sia la pancia sia il petto e poi tutto fuori. Ok, adesso ritorno piegate le gambe e vado così, quindi una gamba su, incrociata sull'altra. E da qui le mani vanno dietro la testa. Bene, quindi alterneremo degli esercizi che sono sia di PNF e alcuni di isometria che riguardano meno la mobilità ma più la tonicità dei nostri muscoli. E questo è quello per l'isometria e tonicità. Quindi da qua prendo, stacco e mi stacco anche con le scapole. E vado a mantenere, quindi devo sentire che l'azione arriva qua, ma sento anche, diciamo, l'azione su questi muscoli qua. E tengo, quindi questa mano sta giù, i piedi stanno lì fermi, quindi non stanno tesi, non tirano, non fanno niente. Tengo ancora 5, 4, 3, 2, 1, e rilascio piano piano e torno giù e vado a fare cambio, ritiro e mi ristacco di nuovo e tengo, quindi sento che anche l'azione arriva qua, quindi sull'esterno cosce e anche leggermente sui glutei. E tengo. Cinque, quattro, tre, due, uno. E rimollo piano piano. Quindi le braccia vanno su e poi si spingono dietro. Ora io per motivi di spazio vado a flettere un po' le braccia. Andate proprio dietro. Belle distese. Ok, adesso piano piano vado in quadrupedia. Mi metto così, la distanza qua deve essere quella che c'entra una mano aperta, e da qui mando bene indietro il rachide e poi spingo su. Quindi quando mando indietro il rachide, sguardo verso avanti, quando vado a fare la gomma, chiamiamolo così, sguardo verso qua il pavimento, quindi ginocchia. Quindi questo è un esercizio che può andare bene anche per chi ha delle ernie, diciamo che prendiamo come situazione standard nella zona da L4, quindi la penultima lombare fino alla prima sacrale. Quando arrivo a fare di questo, ovviamente arrivo piatto, piano, quindi non vado a iper allungare la zona del rachide, ma mi fermo un po' prima.
Stessa cosa se ci fossero delle ernie a livello della zona toracica, quindi metà schiena, non vado a fare di questo, ma arrivo a una cosa più tranquilla e moderata. Bene, adesso questa gamba va avanti, questa rimane fissa qua e vado a spingere piano piano in avanti e poi torno. Quindi sguardo frontale e vado. Se desse fastidio il ginocchio, quindi mettete un cuscino sotto, così, e vado, quindi posso anche optare per questa scelta. Quindi diciamo questa esercitazione va a giocare un pochino di più sulla catena posteriore, più che quella anteriore. Poi se vi sentite più sicuri, potete anche mettere una mano a supporto e aiutarvi. Bene, faccio cambio e vado con l'altra. Quindi sento che sto lavorando sulla parte anche interna della coscia. Ok, vengo su in piedi e vado a prendere la sedia, eccola qua, porto il cuscino avanti, eccoci qua. Allora, quindi adesso vado, quindi con la schiena che si appoggia bene allo schienale, le mani che si tengono forti alla seduta e adesso vado a distendere questa gamba in avanti così e la vado a mandare verso l'esterno. Quindi butto fuori l'aria quando arrivo all'esterno, come vedete io non per limiti di spazio, ma per andare piano piano a guadagnare sempre più ampiezza, mi sto discostando molto poco da quella che è la posizione di partenza. Vado a farlo con l'altra gamba e vado piano piano a guadagnare ampiezza poi dopo nelle successive serie. Questo è un consiglio utile che può tornare fondamentale anche quando vado a fare gli esercizi di muscolarizzazione o anche soprattutto su esercizi a corpo libero. Può essere un piegamento, non vado subito a buttare il petto a terra, ma piano piano ci arrivo. Stop, rilascio. Bene, infatti vedete, ora adesso mi sposto perché andrò ad aumentare l'ampiezza del mio movimento. Quindi qui sia stiamo facendo un esercizio per la mobilità che è quella dell'anca, ma soprattutto stiamo anche lavorando sul tono di questi muscoli che vanno a comporre il quadricipite, quindi il vasto mediale, i due vasti laterali e poi se vogliamo c'è anche un quinto tensore che è il tensore del vasto mediale che si è scoperto che alcune persone ce l'hanno e altri no, quindi
Per alcuni si può parlare anche di pentacipite e non quadricipite. È stato fatto circa 5-6 anni fa e su alcuni cadaveri si trovava un quinto tendine, quindi due vasti, retto, il vasto mediale e questo tensore che alla fine aveva le stesse funzioni di quelli centrali. Però ovviamente teneva la rotula ancora più salda e fissa. Stop! Quindi adesso andrò a fare di questo. Questa mano fissa sulla sedia, questa va a tenere qua sulla coscia e va a fare una controresistenza. Quindi vado come prima. In poca ampiezza, bene, e poi lascio e sento che riesco a guadagnare molto di più rispetto a prima. Niente? Semplice, semplice, quindi anche di qua tengo con questa mano, vado prima, quindi faccio proprio questa resistenza, lascio la mano e riesco ad arrivare un pochino più fondo. Quindi vedete quanto è abile il nostro corpo a capire c'è troppa tensione, non mi distruggo, mollo le resistenze. Molto bene, adesso torniamo sui piedi, tengo la sedia, mi metto di profilo ad essa, quindi così vado a mettere il piede sopra e da qui vado a fare una cosa molto particolare, ovvero che vado ad attivare questi muscoli qui e dire come dire spingi, 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 come se volessi schiacciare la sedia ancora più giù, però non mi stacco qua. Quindi mano qui, spingo, attivo, tengo, 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 sto spingendo, quindi attivo qua, attivo qui, spingo e rilascio. Stessa cosa faccio con le altre gambe, quindi da qua prendo, spingo, 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 lo voglio spingere giù, quindi è normale che vi sentirete che il busto un po' si spinge, si flette in avanti, spingo ancora, e lascio. Ok, adesso abbiamo bisogno di una parete. Quindi questo ci serviva un po' di preparazione. Giro così. Quindi adesso ci serve una parete. Vado a mettere le mani qua, un piede avanti, un piede indietro e anche qui come se volessi spingere. Esatto. E poi torno. Quindi spingo avanti, tengo quindi le braccia, si aprono verso l'esterno e spingo sempre di più. Quindi qui vado a lavorare più sul polpaccio, tengo ancora, tengo ancora. Vedete che man mano che aumentano le ripetizioni mi sto abbassando sempre di più, mi sto flettendo sempre di più. Quindi tengo, tengo ancora, aumento sempre di più l'ampiezza dei gomiti, tengo e vado a fare i cambi adesso, quindi alterno sia l'uno che l'altro, quindi parto così. Mollo, spezzo leggermente l'ampiezza dei gomiti e tengo. Quindi quando risalgo ristacco un po' il tallone, quindi aumento sempre di più, allargo i gomiti e ritorno. Allargo i gomiti. Ancora, quindi vado sempre più a spingermi in avanti.
faccio l'ultimo, quindi vado veramente molto 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 largo, tengo e rilascio. Ok, bene, vado ancora avanti sempre per quello che riguarda il lato inferiore e quindi andrò a lavorare adesso su tutta la catena posteriore. Quindi vado abbastanza distante dalla sedia e vado così in una sorta di quadrupedia in modo tale che questo angolo qui sia a 90 gradi col pavimento e lo potete vedere, diciamo, questa maniera qua, che le braccia non sono in avanti ma sono un pochino più avanti, quindi posso fare di questo e adesso sono in 90. Da qua adesso andrò piano piano a scalare con le mani verso il basso. Quindi io adesso qui sento tensione qua molto molto bassa e per aumentare, per lavorarci, prendo e vado sempre più verso il basso. Quindi da qua spezzo un po' le mani e tengo e faccio passare il tempo. Quindi tengo sempre di più, mollo la testa. Ok, e adesso le mani scendono giù sulle gambe delle sedie e tengo ancora. Scendo un altro po', quindi comincio a buttare il carico sempre sui piedi, ma non più su questa zona centrale, ma un pochino più su quella anteriore. E scendono giù le mani e tengo ancora. Quindi mi sbilancio avanti, arrivo sempre più giù, io sono quasi a fine. Tengo ancora. E poi inizio a risalire, quindi spingo, quando arrivo qui piego le gambe e ritorno su. Adesso, per vedere quanto avete guadagnato, anche se non abbiamo fatto un test iniziale, però tanto il vostro corpo più o meno sa e memorizza dove arrivate, fate una flessione anteriore forzata e molto repentina, ovvero di questo come ho fatto io, e vedete dove arrivate con le mani, quindi ci sta che guadagnate un po', e sentirete anche che i muscoli qua dietro tirano un pochino meno. Ripartiamo come avevamo fatto prima, quindi di nuovo sedia, mi metto su un lato, sono qua. E voglio spingere questa sedia sempre più giù la voglio spingere, sempre più giù la voglio spingere. E rilascio. E la stessa cosa vado a fare sull'altra. Spingere, quindi contrazione del gluteo e dei muscoli della coscia. E rimollo e riparto con quelli di prima alla parete. Quindi già ora posso andare a fare, diciamo, già una constatazione tra quello che avevo prima e quello che ho adesso, quindi se ho guadagnato, ma potrebbe esserci anche una situazione in cui ho perso qualche cosina. Potrebbe. Quindi sempre un piede avanti e vado. Ritorno, quindi spingo ancora più avanti. Faccio l'ultima, tengo ancora e riparto con l'altro piede.
Quindi io rispetto a prima sento che sto tenendo questa gamba sia in questa che in l'altra più lontana, quindi già ho guadagnato qualcosa e sento anche che un buon 20% le tensioni sono diminuite. Rispingo ancora avanti, mi fletto avanti. Faccio l'ultima, quindi vado molto 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 largo. Tengo, 1, 2, e stop. E riparto nuovamente con la sedia. Di qua. Quindi anche per sentire i 90 gradi, qua, devo sentire che più che altro il carico va sull'avampiede. Da qua, come primo, mi riappoggio. Oh. Faccio un mezzo passo avanti, tengo e adesso vado a scendere giù, quindi a prendere, tengo, sono arrivato in fondo rispetto a prima. E piano piano risalgo, metto le mani, faccio una piccola pausa quando arrivo qui, mi avvicino piano piano alla sedia, piego e torno su. Ok, e mando leggermente indietro le spalle e come sempre facciamo una piccolissima e brevissima pausa di 20 secondi per lavarsi al volo le mani e anche per bere. Ok, eccoci qua, manca pochissimo. Andiamo avanti. Ok, bene, 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 bene. Adesso la sedia non ci serve, ma ci servirà solo il tappeto e la parete. Quindi adesso sarà fondamentale trovare una parete. Quindi userò questa qua e ci metto il tappeto. Quindi ci vado sopra. Quindi lo stesso principio che abbiamo usato per gli altri inferiori, per gli arti inferiori, lo possiamo riutilizzare sugli arti superiori. Quindi partiamo qua con la spalla principalmente. Allora, io vado a portare la mano su questa parete. Quindi ora userò questa perché almeno vedete ancora meglio. Quindi da qua adesso ho una certa distanza qua, quindi qui saremo ai 90 gradi, quindi siamo un pochino più indietro. Quindi da qua inizio con questa mano qua a spingere sempre più forte, come se volessi mandare tutta questa struttura qua davanti là. Spingo, spingo, spingo. Quando mollo faccio un passo in avanti, vedete? E comincio a spingere. Spingo sempre di più e mollo fino ad arrivare, adesso io la mano che arriva qua su, ai 90 gradi che sono questi e spingo e mollo. Stessa cosa vado a fare con la sinistra che adesso io mi metto un po' più avanti. Quindi mi metterò così, meno mi vedete meglio. Quindi così sono distante e sto spingendo. Quindi sto spingendo questa in avanti. Spingo ancora e rilascio. Vado sempre più avanti e vado
Spingo ancora e lascio, e in ultimo, che adesso io sono ai 90 gradi, vado a spingere sempre di più. Quindi attivo, come se volessi spingere questa, sempre più avanti. E rilascio. Quindi, anche in caso di spalle molto bloccate, parto che sono praticamente così e arrivo fino quasi a portare la spalla qua. Quindi meglio ancora se avete un mobile, in modo tale che avete modo di spingervi avanti, quindi potete arrivare anche a questo. Quindi è un lavoro molto utile sia per la spalla, ma anche per il pettorale qua su. O se no, arrivate ai 90 finché può, quindi schiacciandovi al muro. Questa è una cosa che può tornare utile anche per chi fa sport di squadra, tipo basket, pallavolo principalmente, oppure fa il portiere di calcio, per andare a diminuire le tensioni. Ok, andiamo avanti, che poi ritorneremo con questo. E andiamo a fare i piegamenti sulle braccia, ma li faremo in una versione molto più facilitata, che ci interessa oggi lavorare più sulla tecnica che sulla forza e diciamo ipertrofia, quello che è un po' la componente di prestazione. Quindi da qua le mani sono a paletta qui sopra. E vado a sedermi sui talloni e poi risalgo su. Quindi mi metto così, che se no mi faccio male ai piedi. Quindi tengo abbastanza distante la sedia, perché poi mi servirà per arrivare a fare di questo. E poi rispingo. Quindi vado a lavorare su quelli che sono i dorsali dietro, quindi principalmente di chi è a metà della schiena, ma anche e soprattutto su queste zone qua. Quindi da qua prendo e vado. Quindi intanto partiamo così, quindi in maniera dinamica. Butto fuori l'aria. E adesso, stessa cosa che facevamo in piedi anche per gli altri inferiori, adesso quando arrivo qua, quindi sono a sedere sui talloni, comincio a spingere con i palmi delle mani verso la sedia, quindi come se la volessi tirare giù, quindi vedrete che la sedia comincia ad alzarsi e poi rimollo. Quindi tengo forte, spingo la sedia, si alzano le gambe di dietro, mollo, ritorno e vado sempre più giù. Vedete, io sto sentendo che soprattutto il mio collo sta scendendo sempre più giù. Questo è dovuto anche alle tensioni che ci sono sul trapezio. Di nuovo, tengo ancora, voglio spingere, voglio piantare sempre di più le gambe, queste due gambe anteriori della sedia sul pavimento. E mollo. Faccio l'ultima, quindi è importante che quando mollate non vi staccate dai talloni con il sedere. Quindi rispingo nuovamente. Spingo ancora, tengo. E mollo per ritornare su. Le mani scivolano, vanno a terra e mi ritiro su. Quindi, quando arrivate in fondo a mollare, sentite anche che un po' il lavoro si sposta qua su il tricipite. Riparto nuovamente su. Quindi, uso il mio muro. Quindi, io parto così. E comincio a schiacciarmi
Quindi se ci fossero delle grosse problematiche di spalle, invece che tenere i 90 gradi così, posso andare a cercare un po' questa scappatoia. Quindi da qua prendo e spingo, quindi metto qua, prendo e spingo e vado. Quindi io sono già oltre, perché prima ero arrivato, diciamo, già ai 90 gradi. Sento che spingo sempre di più, quindi vado sempre più avanti. Posso stare anche così per aumentare un altro di più. E poi faccio cambio, quindi a sinistra, quindi vado a schiacciarmi così, e sempre come prima vado con i piedi più avanti, quindi io sono leggermente più avanti e vado a tenere. Ok. E riparto come prima. La sedia. Mi rimetto giù. Adesso parto già molto distante, perché qualcosa ho già guadagnato. E rimango, parto subito con questa tenuta già in isometria che vado a mantenere. E adesso inizio a trazionare, a spingere giù verso il basso la sedia e poi rimollo piano piano senza staccare i glutei dai talloni. Riparto a respingere, il collo rimane giù, tengo ancora e rimollo. Adesso si comincia un po' a sentire e riparto nuovamente. E lascio. E stop. Torno giù con le braccia e mi ritiro su e vado seduto sulla sedia. Quindi quando sentite questa sensazione di strappo a livello muscolare, è un momento buono perché il tessuto fibroso, quindi un tessuto muscolare molto rigido, sta cominciando a riorientarsi. Non che da così si strappa e fa di questo, ma è tutto attorcigliato così, comincia a tornare più lineare come se fosse una cosa di questo genere. Ok, adesso andiamo a lavorare sul collo, dato che l'abbiamo chiamato anche in causa prima. Quindi, glutei che stanno bene a contatto con lo schienale, ben aperto, vado a prendere con la mano, quindi infilo l'orecchio in mezzo a queste due dita e vado a trazionare e tengo quindi questa spalla. Per aiutare lo stretching, invece di tenerla qua, la posso buttare giù e quindi aumentare ancora di più l'azione. Se ovviamente la tensione qui è molto molto alta, la mano la rimettete sopra la coscia. E la cosa importante è quella che evitate il compenso, quindi quello che stavo facendo io ora, prima lo evitate, quindi io stavo guardando qua, no, sguardo dritto. E tengo, lascio e vado sull'altro lato. Quindi infilo sempre la mano lì e vado.
mollo, e stop. Ok, adesso faremo l'ultimo esercizio, ma prima facciamo un test per vedere quanto guadagniamo. Quindi, tenendo le mani qua, giro la testa verso destra, memorizzo il punto e poi vado verso sinistra e memorizzo in entrambi i casi, quindi entrambi i lati, quanto vedo e soprattutto quanto tira. Per tirare dato un valore da 1 a 10, quindi fino a 5 è una cosa che si sostiene bene, oltre è qualcosa di veramente irresistibile, soprattutto 8-9. Bene, questo è un test e poi faremo la fine. Adesso, questa mano qua va qui, questa prende e come prima, quindi voglio girare la testa verso qua, ma questa mano me lo impedisce. Quindi, vado a fare per almeno 20 secondi, mi ritengo. Stop. Rifaccio subito il test al volo e sentite, io soprattutto ho guadagnato molto in tensione più che in visione, quindi ho fatto un guadagno duplice soprattutto in tensione. Stessa cosa andiamo a fare sull'altro lato. Mi vedete, no? Questo è un riadattamento di quello che può essere il PNF, quello di cui parlavamo prima. Quindi abbiamo sempre bisogno di una forza che spinge, quindi attiva, e di una che fa resistenza. Mollo, rimani qua e rigiro. E anche qui sento che la tensione è sempre molto simile a prima, però ho guadagnato più ampiezza. Ok, molto bene. Quindi adesso vado a fare un'ultima posizione per allungare tutta la schiena. Quindi prendo e vado a infilarmi qua. Così. E da qui vado a mollare il respiro. Solo l'ultimo. Ok. Eccoci qua, abbiamo fatto, quindi oggi ho voluto dare un taglio un attimino più tecnico, quindi anche se è una lezione di ginnastica dolce, ma che può sempre essere utile. Ok, come sempre le solite raccomandazioni, quindi ora appena abbiamo finito andiamo a lavarci le mani e puliamo bene sia il tappetino, la sedia, disinfettiamo. Io vi do appuntamento alla prossima settimana e come sempre vi auguro buon pranzo e buona giornata. Ciao e buon tutto.